Sì, nel giugno del 2013, competendo con altri sei colleghi, divento rettore della mia università e da allora, dal 1° novembre del 2013, questa galoppata di questi 6 anni fantastici, pieni di soddisfazione, sia sulla ricerca, con tanti riconoscimenti rispetto alla qualità che abbiamo portato e portato avanti con determinazione, rispetto alla didattica, con i corsi di laurea che abbiamo lanciato in agraria, in scienze motorie, con il nuovo protagonismo degli studenti che sono stati coinvolti e partecipi di questo processo di crescita del nostro Ateneo, primo fra tutti l'entrata nei ranking internazionali prepotenti, prime 400 università per il Times e prima università per il Sole 24 Ore per 2 anni di seguito come prima università del Centro-Sud nelle ultime 2 edizioni. Tante soddisfazioni, abbiamo recuperato molte risorse perché abbiamo puntato sulla produttività e abbiamo distribuito, diciamo, anche molte risorse agli studenti, lanciando questa politica straordinaria di UNISA Premio al Merito, che ha significato restituzione integrale delle tasse agli studenti in regola con gli esami. Ciò significa 3 milioni di euro a 3.000 studenti, 3.000 famiglie per ciascuno degli anni, l'abbiamo fatto già per 2 anni, l'abbiamo finanziato per altri 2. Nell'ottobre, e poi il campus, la grande manutenzione dei nostri 2 campus, Gioiello, che oggi ci viene detto da tutti che sono i forse più belli, diciamo, d'Italia, funzionali, moderni, puliti, attenti all'ambiente. Oggi è una nuova sfida perché in realtà in continuità rispetto a questo impegno, questo processo anche di internazionalizzazione che abbiamo avuto, lanciando e moltiplicando gli accordi internazionali con l'università, con gli Erasmus, con gli accordi Visiting Professor, mi lancio, diciamo, in questa sfida europea, una sfida voluta da Matteo Salvini, che ha apprezzato molto, diciamo, il lavoro che ho svolto da rettore e ha voluto che in qualche modo, ovviamente con l'assenso dei vertici regionali del partito, che hanno coltivato l'amicizia con me, potessi, diciamo, entrare a far parte di questa grande squadra che è la Lega. E poi mi hanno chiesto di scendere in campo per le europee, una sfida difficile, 6 regioni, tante preferenze da raccogliere, quindi un grande lavoro da fare, sia lo stiamo facendo sui territori con entusiasmo, ancora una volta con le stesse nostre, diciamo, ingredienti. I giovani che stanno vicino a me si stanno prodigando, l'entusiasmo degli stessi, tante persone che sto incontrando, puntare sulla qualità dei progetti, sul merito, cercare di far capire che in Europa bisogna portare la competenza e che in Europa si va fondamentalmente per fare 3 cose. Uno, per difendere, per affermare il grande progetto della Lega e che ci vedrà protagonista con il successo parlamentare che sicuramente ci sarà il 27 maggio, dell'Europa delle Nazioni, che significa fondamentalmente una nuova Europa in cui le singole identità territoriali vengono, diciamo, evidenziate nel rispetto, diciamo, di una casa comune, ma con diversi profili, maggiori profili di autonomia nelle decisioni politiche, nelle scelte di politica commerciale e di politica economica. E dall'altro, rispettosi della storia e delle tradizioni che sono un tratto saliente di tutti i paesi, in particolare del nostro paese italiano. Seconda battaglia per il Sud, perché il Sud ha bisogno, diciamo, di un'Europa, presenza in Europa qualificata, ha bisogno per l'agricoltura che è stata in questi anni offesa, della pesca, per i trasporti. Anche non solo i grandi trasporti, ma anche il trasporto pubblico regionale, proprio per le infrastrutture ed è il grande assente, diciamo, nel dibattito, diciamo, nazionale. Lo è per la ricerca, ovviamente, perché quello a cui mi candido, mettere in rete le 17 università pubbliche meridionali per poter attingere risorse e fare quelle che sanno fare meglio, cioè recuperare risorse utilizzate a favore della ricerca. E poi per creare opportunità vere di lavoro. Il lavoro non sono corsi di formazione spacciati per posti di lavoro, corsi di formazione sono una cosa, il lavoro è un'altra cosa, il lavoro è una cosa seria e come tale va trattata e, diciamo, in Europa io vado come moltiplicatore di opportunità. Ecco, un impegno a servizio, diciamo, delle istituzioni che ho avuto come rettore, che oggi mi accingo, diciamo, a avere come questa campagna elettorale e poi spero come europarlamentare, un impegno a servizio, diciamo, del mio territorio, perché è chiaro che da questo partirà un vento forte che spazzerà via anche quando ancora c'è di strano in Europa, ma anche quando c'è di strano in Campania e nel Sud.